Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video! Dove siamo? Siamo al sushi con... Ciao al sushi! Com'è sto sushi? Paura, buono veramente. Bene, 2? E 2 su 10 mi stai dicendo? Oh, 10 su 10? Com'è il sushi però? Luigi sta per svenire, svenimento in diretta. Il sushi com'è? No, è molto buono, io direi 10 su 10. 10 su 10? 10 su 10. Siamo generosi, oggi mi sono svegliata proprio generosa. Cos'è questo? Allora, questo praticamente si mette sopra i brufoletti per, allora, innanzitutto non fargli prendere i batteri, in secondo luogo li asciuga, quindi doppia funzionalità. Dovrebbe tenere sia il giorno che la notte. Facciamo vedere che siamo pacifici. Che siamo, io non ti voglio tradire per nessun ragazzo di te. Lei mi vuole tradire? No. Sì. No. Ecco amici, la parte che tutti avete atteso. Eccoci qua, siamo pronti. Io sono pronto per rosicare. Lei. Io sono pronta per giustificarmi. Ma vuoi giustificare? Allora, partiamo dal presupposto che questi ragazzi oggettivamente sono considerati belli, per cui è innegabile, ok? La bellezza. Già partiamo molto molto male. No, già no. Sono considerati, male. Quindi non è che ogni soggettivo, è un giudizio di tante persone. Ovvio. Ovviamente sarò sincera completamente, totalmente, ma io sono sposata, per cui qualsiasi giudizio si ferma soltanto alle parole. Qua hai preso un punto. Un bel punto. Va bene, ragazzi, il gioco è. Non per me. Non prendete seriamente il mio giudizio. Per me è la fine della mia vita. Perché non valgo niente per giudicare e non sono nessuno. E il bel Montesi, amore mio, non ti piace Montesi? Io adoro Montesi, 100%. Letteralmente, e spammiamolo qua, ragazzi. No, Montesi. Anche io adoro Montesi. Lo trovo un bel ragazzo, Montesi. Montesi è un bel ragazzo, un bel ragazzuolo. Sì, io 10 su 10 per Montesi. Ma senza ombra di... Vabbè, 10 su 10 per Montesi. Cosa? Hai visto che faccia ha fatto, ragazzi? Ma che vuol dire? Allora, nei commenti dovete scrivere sotto cosa voleva dire quella faccia lì. A me, sinceramente, non piace. Però, vediamo. Cos'era? Cosa voleva dire questa faccia? No, dai, incredibile, ragazzi. Vedete come io sono una vittima in tutto questo. Non ho detto nulla. Ma va. Il silenzio ha già detto troppo, guarda. È un bel ragazzuolo. No, beh, assolutamente non è brutto. Non è brutto. Cosa sta facendo? Sta vedendo. Ovviamente è uscito bello, come madre c'ha Kylie Jenner. Beh, di buona famiglia, ragazzo. È di buona famiglia. Famiglia. Quanto? 15 su 10. Vai. È meraviglioso. Non va bene questa roba, non va bene. Gli ho teso una trappola e letteralmente c'è cascata. È un bel ragazzo, non posso dire niente, è veramente un bel ragazzo. Questo fa la trasformazione. Che trasformazione, guarda come va sbavando la signorina. Ragazzi, commentate sotto Giulia Sbavona. Commentate con Daniele Esagerato. Ma Daniele Esagerato da mio. Oddio. Dai, non gli si può dire niente a questo ragazzuolo. No, è perfetto. Che cazzo posso dire? Che cosa posso dire io, scusa? Porca, ma di che stiamo parlando? Ma è perfetto. Ma capito, è andata a finire al contrario. È finita al contrario, raga, ma avete visto cosa stiamo guardando? Cosa? Che è successo? Beh, cosa? Non gli si può dire niente neanche a lui. Ma che vuol dire, ragazzi? Ma che vuol dire? Ma guardalo. Ma scusa, ma quando passeggi, no, per le strade, no? Non è che vedi tutti questi ragazzi. Dove sono spazi nel mondo? Ma meglio così. Ma che stai provando a dire? Cioè, dove sono? Sono rinchiusi in qualche bunker e fanno solo i video su TikTok? Non lo so. Sì, vai in quel bunker, allora. Non vorresti andare in quel bunker? No, cosa c'entra? Ho detto soltanto che tutti questi ragazzi in giro non si vorresti vedono. Andare in quel bunker? No, guarda, le faccio, vorrebbe andare nel bunker. Io sto bene chiuso nel mio bunker. Vuole andare nel bunker dei TikToker belli.
Sì, è un po' strano. È incredibile, cioè sta ragazza è incredibile. No. A me piace la neve. Ha delle belle labbra. Vuoi sbagliucchiarti? No, 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 no. Amore, dai. Lei non risponde. Non si può fare un complimento che tu vai a fare altro. Quindi è un patrimonio dell'UNESCO per l'America. Ok. Aiuto. Io sono onesta, non sono una falsa. No, questo è vero, dai, lo possiamo tutti rispettare. Davide. Davide è un bel ragazzo. Sì, Davide è un bel ragazzo, assolutamente. Allora, io posso dire che è stato molto bravo perché, essendo comunque un bel ragazzo, si è fatto rispettare perché ha mostrato molto di più oltre all'estetica. Molti bei ragazzi sfruttano la loro estetica e se la trascinano così. Lui ha saputo includere la sua arte, quindi complimenti sì, al signor Babalà. Assolutamente, è vero, complimenti a lui. È molto carino. Questo è molto carino, ovviamente, come tutti. E vabbè. Vabbè. Non ti fa impazzire, questo no. Lo ritengo molto bello. No, no, non è brutto assolutamente. Questo ragazzo non sembra neanche umano, sembra letteralmente disegnato. Hai fatto un complimento incredibile. Vabbè, è un complimento. Cos'è un ragazzo semplice? Poi sei bellissimo, dai. No. Cioè, l'unico con i capelli ricci, l'unico con i capelli ricci fa schifo, no? Ma io veramente, no. Poi comunque ragazzi, io dico sempre, quando c'è un bel ragazzo e poi dal vivo si comporta come letteralmente un pezzo di carne senza sentimenti, lì la bellezza scende completamente. Il messaggio è che la personalità può cambiare molto. Allora, Luca non è un brutto ragazzo. Cosa ne penso? Sì. Ma non ci vediamo da un sacco. Non saprei più che cosa sta facendo nella vita, va allo stadio penso. Ho conosciuto Edoardo all'IPM, quindi all'Istituto Penale per i Minori. Allora, io l'ho sempre detto che per me si è esteticamente un bel ragazzo. Sì, sì, no, lo posso assolutamente confermare. È un bel ragazzo e che lo dici? È triste, molto triste come cosa. Io sono onesta, io sono generosa con i complimenti. Anch'io sono onesto quando dico che non c'è ragazza più bella di me. Però non è sicuro la cosa. Io sono onesta quando dico che non vorrei nessun altro ragazzo se non te. Molto diverso. È molto diverso cosa hai detto. Perché io ho una visione molto più oggettiva delle cose. Tu c'hai una visione distorta delle cose. In che senso? Nel senso che per me l'estetica è separata dall'emozione. Ma ce l'ho io di più di te. Ma non è vero, non ci provare. Dopo tutte le bombe che hai sparato, ora vuoi buttarti questa cosa. Il mio fratellino sta per diventare papà. Wow, sarò zio! Allora, non si può, non posso dire nient'altro se non che è un bel ragazzo, perché ci sono stata insieme, per cui non si può negare che questa persona mi piacesse. Visto ragazzi, quindi Giulia non è incoerente. Guarda che bella, ti adoro. Eccoci arrivati al mio minuto preferito. Vi invito tutti a commentare con il minuto filosofia. E partiamo proprio dal concetto di filosofia, che significa amore per il sapere. Letteralmente filo vuol dire amare e sofia vuol dire sapere. Più che amare il sapere, io amo esplorare. Ecco cosa mi è venuto in mente. Quindi filosofia, amore per il sapere, diciamo che mi descrive tantissimo come cosa. Ma più che sapere io amo esplorare. E quello che me lo permette molto molto spesso è la scrittura. Ci pensavo che ognuno ha dei modi diversi di pensare, no? Ha dei meccanismi diversi di elaborare le cose, le emozioni, le conversazioni. E c'è chi è molto più bravo a esporre le cose e si trova in difficoltà con la scrittura. E chi, come me, non si trova a parole immediatamente, ma scrivendo butta giù qualsiasi cosa che ha in mente. Io invito comunque tutti a scrivere, perché non so se ve l'ho già fatto questo discorso, ma credo sia la più grande risorsa che noi umani abbiamo, quella di poter mettere giù e lasciare su carta tutto quello che abbiamo in mente per sempre. Cioè, ci rendiamo conto che una volta che abbiamo scritto un'idea lì,
può nascere il tutto, perché quella rimane ferma e il nostro cervello continua ad andare. Questa cosa è una cosa che mi incuriosisce tantissimo, ma oltre questo veramente è una grande grande risorsa. Sfruttate bene la scrittura e capite ed esplorate voi stessi e il mondo che vi circonda. Io ho comprato il mio secondo diario perché ho preso spunto appunto dal fatto che avessi finito il primo, quindi mi è venuto in mente questo discorso. Grazie a tutti, grazie di aver ascoltato questo video. Ho sofferto totalmente per questo video, quindi nei commenti mettiamo hashtag sofferenza italiana montani. Solidarietà per Dani. Un bacione.